Siamo stati a fare un po' di spesa da INPS. Abbiamo speso 71,97 euro. Allora, carote, 4 mele, cavolfiore, 2 melanzane, broccolo, poi 6 uova fresche, caffè Serrano, una marca penso di INPS, poi 4 ciabattine. Stracchino senza lattosio, poi filoncino di mozzarella per la pizza, grana padano riserva 20 mesi, oltre 20 mesi, poi pesto alla genovese biologico senza aglio, due basi per la pizza e questa invece è la pasta sfoglia. No, è preso rettangolare, serviva tonda. Vabbè, ci volevo fare una ricettina per Halloween. Serviva tonda la pasta sfoglia. Vabbè, è uguale, dai, ci si fa un'altra cosa. Poi questi, come si chiamano? Che sono tipo biscottini sfogliatini con la nocciola, anacardi, tre bustine, poi marmellata di albicocche 100% frutta, gallette bio, mais e quinoa, poi Andrea ha trovato anche questi budini qua dell'Alpro, al cioccolato e alla vaniglia. Questi qui sono difficili da trovare. Poi c'erano anche i calzini antiscivolo, ne ho presi un paio così per la Sara, 1,99 euro. Poi detersivo per i piatti, Eco 10, menta e limone. Latte parzialmente scremato, asciugatutto. Poi yogurt magro alla frutta, ananas, fragola, banana e vaniglia. Poi burger di salmone surgelati. Poi crema alle nocciole biologica bio, simil Nutella, sempre per la ricettina di Halloween. Biscotti per la colazione. Poi ho provato a prendere queste qua, gallette di grano Kamut biologiche, vediamo un po' come sono. Minestroni di verdure biologiche surgelato, sottilette, tipo sottilette, fettini di formaggio fuso però sono light, mozzarella tagliata a julienne, la provola affumicata e petto di pollo al forno, poi una cassa d'acqua e infuso di mirtillo e frutti misti, che ci sono 20 filtri. Buon pomeriggio! Voglio vedere un po' il palloncino. Sembra un uccellino, vedi? L'uccellino. Sembra un uccellino. Togli il ciuccio. Intanto la nonna l'abbiamo fatta, ora il ciuccio si toglie. Brava. Ci vedete a letto perché la Sara si è appena svegliata dal pisolino. Sono quasi le 4. È giovedì. E che hai fatto stamani a scuola per la prima volta? Che è iniziata stamani a scuola? Ginnastica! Stamani siamo andati senza grembiulino, con la tutina, le scarpette da Perché ginnastica. senza grembiulino? Perché non serviva stamani, stamani serviva la tutina, Non perché c'è la mia giacchetta, come c'era la già la felpa. felpa, te l'ho tolta perché sennò era caldo. Hanno fatto ginnastica, hanno fatto le corse, vero? Poi che avete fatto? I salti, le corse veloci veloci. Si va a fa merenda? Sì. Oggi facciamo merenda con le patatine di Halloween. Queste qua le ha prese il nonno. E sembrano tipo Con dei. la ragnatela, E la con ragna. l'agno. Sì? Però queste sembrano un fantasmino, un pipistrello, non si capisce bene. Insomma, sono di Halloween. Stavo pensando, siccome ho un bel po' di mele, la pasta sfoglia che abbiamo preso stamani, che poi mi sono sbagliata perché mi serviva tonda, invece a casa mi sono accorta che era rettangolare, ma vabbè, mi serviva tonda per fare un'altra ricetta. Comunque, stavo pensando che potrei fare quella ricettina reale delle ciambelline con le mele, solo che mi servirebbe anche tipo lo zucchero di canna e la cannella, e mi sa che non ce l'ho, però la potrei fare uguale. Allora, ho preso due mele, le ho tagliate a fette, adesso li vado a togliere il torsolo. Ho tagliato la pasta sfoglia a striscioline, passo poi la strisciolina tutto giro giro alla mela.
Certo, è arrivata l'aiutante. Faccio da sola? Ma questo ti faccio fare un'altra cosina. Dopo, sai queste qui che si fanno? Bisogna metterle nello zucchero. Perché questo non viene perché la. Guarda, viene Giorgio. C'è Giorgio. Guarda. Questa qui non viene perché la sfoglia ormai è molle, si è ammorbidita. E bene, male questa qui, vabbè, basta che stia buona. La sfoglia deve essere freddissima. È tutto fatto. Se no veniamo un casotto. Devo usare quella, brava, finisci di fare quello lì. Faccio le porte. Serve lo giù, devi fare la pipì. Andiamo. Su. Rieccoci, vieni. Vieni che si prende lo zucchero. Sì. Lo zucchero. Allora, si mette un po' di zucchero questo, perché quello di canna noi non ce l'abbiamo. Allora sai che fai? Queste qui fai così, poni lo zucchero. Così, così. Wow! Hai visto, bella? Poi si rimette. E vai. Poi la focaccia. Anche questo. Vai. Poi giralo dall'altra parte. Bravissimo. E poi si mette nella teglia. C'è anche così. La focaccia. Bello zuccherose. Sì, questa è la focaccina che hai fatto te. Vai, facciamo anche quella, vai. Sono belline fatte e adesso le mettiamo in forno. C'è un po' nero al mare. Siamo stati alla Lidl, faccio vedere le pochine cose che abbiamo preso. In realtà ci siamo andati perché Andrea voleva vedere una cosa che poi alla fine non ha trovato. Comunque abbiamo speso 22,14 euro. Allora, vabbè, questo è il volantino della prossima settimana, parte da lunedì 21, se vi interessa c'è la cucina per i bambini, come abbiamo preso alla Sara. C'erano già alcune cose di Natale, abbiamo preso il mini pandorino classico della Favorina e poi i soliti biscottini che prendiamo tutti gli anni, questi qua, i biscotti al burro e cioccolato al latte, buonissimi, e ne abbiamo presi due confezioni. Poi abbiamo preso una confezione di prosciutto cotto alta qualità, non le rompere. Ti ho detto aspetta il babbo a aprirle. Cotolette vegetali, due confezioni, che a Andrea gli piacciono. Poi il tuc cracker classico, una tassa d'acqua. Poi queste qua che era tantissimo che non le prendevo, le gallette di riso con sopra il cioccolato al latte. Lo volevo fondente ma non l'ho trovato. Poi spazzolini. Sì. E poi la pasta sfoglia rotonda, due confezioni.
Poi abbiamo fatto un salto ai cinesi per prendere i gancettini, abbiamo preso questi, poi Andrea ha visto le lucettine, questi qua di Halloween, abbiamo preso anche queste, e poi alla Sarina abbiamo preso questo qua, lei ci sta mettendo gancetti, ce l'avevo anche io quando ero piccola. Fallo vedere un attimo, con i cerchiettini devi fare centro.